Ciao ragazzi e bentornati su Final Fantasy XVI. Sto per entrare in una parte di gameplay, una parte di storia che potrebbe confermare o smentire una delle mie più importanti teorie che ho portato avanti per più di un anno, ovvero quella del combattimento tra i due Ifrit che a mio avviso era all'interno della coscienza di Clive, ovvero io l'avevo etichettata come una cosa irreale e assolutamente metafisica, quindi tutto all'interno della coscienza di Clive. Ce ne renderemo conto, stiamo per raggiungere Porta Fenice, ovvero dove tutto è cominciato, e secondo me rivivremo quei momenti. Andiamo. Ok, ci siamo. Rovine di Porta Fenice. C'è un silenzio irreale, però c'è il sole alto, quindi tutto ha un'altra atmosfera, più serena. È come se il tempo si fosse fermato. Immagino che nessuno avesse motivo di tornare qui. No, è come l'ho lasciato. Diamo un'occhiata in giro. Non ho capito, era cenere. Ricordi sepolti. Ho avuto la sensazione che fosse tipo un tizzone incenerito e lui pestandolo si è ricordato appunto del tutto il fuoco che ha divorato questa fortezza. Andiamo. Non l'abbiamo Sono mai stato esplorata Ipernia. questa zona. È possibile. Cavolo, c'è un cratere immenso qua. Penso proprio che sia stata opera sua. Qui c'è uno stendardo del Regno di Ferro. No, è lo stendardo di Rosaria. Tutto bruciato, quindi sembrava nero. Che c'è, Torgal? C'è una minaccia? Clive. C'è una minaccia. Ostia! È lui. Solo lui può dirmi che è successo. Sì, hai Devo ragione, ma sapere. se vado su di qua non si va da nessuna parte. Ok, scusate. Questa è una zona priva di oggetti e priva di casse, come giusto che sia, non dovrei neanche fermarmi a guardare intorno. Devo inseguire il mio uomo, che noi da giocatore sappiamo chi è. È il fratello Joshua, creduto morto 13 anni fa. Dov'è andato? Sembra sparito. Merda, è come se fosse un'anguilla. Ma questo che posto è? Una sorta di santuario? Ah, scusa, tu non sei mai stata qui. Questa è la sala della porta. La porta? È una reliquia dei decaduti. Solo il dominante della Fenice la apre. Da qui il nome del castello. Qui è dove Joshua avrebbe dovuto. Sì.
Avrebbe dovuto varcare questa porta e ascoltare le parole degli antenati. Saresti andato con lui? No. L'apoditerio è suolo sacro. Entra solo il dominante. Io e gli altri scudi saremmo rimasti qui a pregare per il successo di mio fratello. Dove diavolo è andato? Forse è andato dentro. Impossibile. Serve il potere della Fenice. Quindi? Lui ha la benedizione della Fenice. E funziona. Fantastico. Questa è una roba di tecnologia superiore. Grazie, Joshua. Sicuro di voler entrare? Sicurissimo. E si richiude tutto. Non ho ben capito perché abbiamo deciso di venire qua. Forse per cercare l'incappucciato. Questa è un'area che non ho mai visto, o se l'ho vista non la riconosco ora. Non l'ho mai vista intesa tra trailer, immagini, eccetera. Vediamo se si apre. E invece sì, ho visto questo. Ho visto questa immagine, ma non potevo immaginare che si trovasse qua. Che siano davvero rovine dei decaduti. Non le definirei rovine. Sono perfette, come appena costruite. E mi sa che quelli sono dei nemici. Ce ne accorgiamo. Ce ne accorgiamo. Questo è un ascensore. Hai mai visto una cosa simile? Fantastiche ste macchine. Che facciamo? Il solito. Si sono aperti come i Mimic di Final Fantasy XII. Ho riconosciuto una cosa simile. Questa è una nuova abilità che ho preso. Ho riconosciuto una cosa simile nell'ambito del Coil of Bahamut, che è un ride di Final Fantasy XIV. All'interno di un ascensore costruito dagli antichi trovavamo i ragnetti che erano i Mimic di Final Fantasy XII. E anche cose simili a queste, dire il vero. E si chiamavano Allagan, quel tipo di civiltà, quella civiltà si chiamava Allagan. Allag. E avevano creato delle guardie, dei loro luoghi simili a queste, che si attivavano, dei robot. Alcuni di quei robot erano presi da Final Fantasy XII, altri dal XIII. Ma concettualmente non sono così diverse da quelle che stiamo affrontando adesso. Il nodo difensivo, per esempio, è identico a quello del 14. Come tutto il resto. Probabilmente le rovine erano così prima dell'estinzione. Non pensavo di trovare le rovine qua. Pensavo che fosse un dungeon in un altro luogo. Che posto bellissimo. Che posto bellissimo. Guardate che roba.
Le vestigia di un'antica civiltà che noi non comprendiamo. Qui è forse dove c'è stato lo scontro tra Ifrit e Fenicia all'inizio del gioco. Queste sembrano proprio quelle torri. Andiamo. Un setto dei decaduti, vabbè, sarà Fallen Drone, immagino. Lì, bello. Sai cosa fare, bello. Ottimo. Anche l'esperienza non è male. Cassa. Cassa di quelle 50 gil, come dicono. Sono quelle loro, sono quelle dei decaduti. Che poi è fallen, dire decaduto vuol dare un senso, un'accezione di qualcosa di glorioso che adesso non lo è più. Invece di caduto. Decaduto, ci sta, assolutamente. Più riesce a restituire il senso giusto. Sembra che possa incassare. Guardiano. È un po' forte quella mossa, è un po' forte, lo ammetto. Però ho farmato un pochino per sbloccarla perché volevo vedere com'era. L'avevo vista in un trailer, sembrava fighissima. La volevo mettere in opera. E i piccoli pull li devasta. Li devasta solo proprio con quella mossa lì. Cosa fa? Stavolta me lo son preso. Bella sta mossa, bravo. Cosa fare, bene. Troppo lento. Facile. Facile. Questo ha senso per te? No. Troviamo l'uomo incappucciato. Cassa. Favore del vento. È uno di quei gioielli che migliora le prestazioni di una mossa. In questo caso lacerazione. Andiamo. Qui potremo trovare l'Iron Giant, mi pare, come boss. Vediamo se mi ricordo bene. Pyros? Fedro di Times Nerd si era lamentato del fatto che ferissimo i Pyros con l'elemento fuoco. E la cosa effettivamente in tanti Final Fantasy è assurda. Ciò nonostante anche in Final Fantasy XIV il valore delle energie elementali come... per esempio appunto ferire il fuoco col ghiaccio, cose simili, si era già perso. Qui c'era stato un self-destruct di uno dei Pyros. Dicevo, in Final Fantasy XIV si è persa tutta la componente elementale per fare più danno o avere resistenze. Qui anche. Sarebbe stato, a mio avviso, estremamente complicato. Comunque interessante e affascinante, ma complicato in termini di gameplay, gestire 8 elementi e le varie debolezze e resistenze. Quindi avremmo dovuto usare gli attacchi di Garuda contro i Pyros e similari, e cose similari. Andiamo. Sarebbe stata una complicazione forse un po' eccessiva. Affrontato queste prove? No. Per quanto ne so io, almeno. Immagino che la Fenice fosse la benvenuta qui. In Final Fantasy VII Remake, per esempio, gli elementi sono soltanto 3, per rendere la cosa ancora più semplice da gestire.
Non so cosa siano queste luminosità azzurre, ma potrebbe essere un altro ascensore. Ci risiamo. Sì. Dove finiremo stavolta? Questa volta però si sale. In mezzo a marchingegni che sono stati creati per ucciderci, presumo. L'uomo incappucciato sarà passato di qui. Se non proseguiamo, non potremo mai saperlo. Forza, cerchiamo ancora. 1200 gil. Cominciamo a ragionare. Cosa ci facevano lì poi? Io penso che sia un taglio di moneta che non usavano i decaduti. Non saprei. Guardiano dei decaduti, è quello di prima. Ce ne sono altri però. Sai cosa fare, bello. Vai. Potremmo aver distrutto tutto tranne questo qua grosso. Direi di sì. Altri nemici in avvicinamento. Arrivano degli altri di quelli piccoli però. Ottimo. Sta andando molto bene. Però è anche vero che sto giocando una difficoltà risibile. Nessun problema. 76 di esperienza. Non è male. L'unica porta. Ah, ce ne sono due, aspetta. Questa mi sa che non funziona. Questa sarà per tornare indietro, immagino. Non lo so, qua non si va. Però là sì, perché ci sono le lucine accese. Un po' tutte uguali queste stanze, però. E non ha molto senso questo spostarci di piano. Però chissà come ragionavano questi decaduti. Altri nemici. Wow. Quando fa queste finisher è veramente uno spettacolo. Ce ne sono altri. Vediamo se riusciamo a farli fuori tutti. Quasi. Ottimo, questa volta nessuno si è autodistrutto. Oggetti, monete e uno scrigno. Volontà del vento, arrocco della torre. Questo è un altro colpo di Garuda. Un altro di quei ciondoli che migliorano le nostre statistiche. Non possiamo tornare indietro, tra l'altro. Guardate. Oh. Boss fight, mi sa. Non mi piace. Andiamoci dentro. Vai bello.
Lo stiamo atterrando. E adesso cominciamo a bastonarlo. Ho usato una pozione potente per fargli più male possibile. Aiaiaia. Allora, qua è un attacco che noi dobbiamo interrompere a furia di fargli danno. Vedete? Dobbiamo eliminare la barra prima che lui faccia il colpo. È la nostra occasione. Sai cosa fare, bello. Vai. Sai cosa fare, bello. Mordi, torna. Ci siamo quasi. Direi che è andata. Fantastico, gigante di ferro distrutto. Se ho preso danni ne ho presi davvero pochi. Tipo deve avermi colpito una volta. Ferro dei decaduti. Un oggetto nuovo. Questo è uno di quei luoghi dove probabilmente non torneremo, ma sarà disponibile... dalla pietra a rete, dalla stella a rete, come parte rigiocabile. Intanto notate che ho 40.000 monete. Andiamo. È fatta. Che sono queste creature? Perché continuano ad attaccarci? Probabilmente si chiedono la stessa cosa. Siamo noi gli intrusi qui. Proteggono la loro casa. Jill, guarda. Ok. È quella zona. Cassa. Sembra quasi una specie di murale. Qualunque cosa sia, diamo un'occhiata. Allora, quello che sta vedendo... Clive, di cui ha parlato Jill, è un dipinto che noi abbiamo visto alla fine di un trailer in maniera completa, mentre qui se ne vede solo una parte. Adesso ve lo confermo, perché lo so, perché anche questo è stato mostrato. Che spettacolo di posto è gigantesco. Ci sono due vie per aprire questa specie di arena. Ok. C'è una scena. Ok, questo è inquietante. Altro boss. Non so cosa sia. Leech. Una versione di Leech di Final Fantasy 1. Vediamo se... Non dovrebbe centrare niente, eh.
però semplicemente attaccando con la falce molto probabilmente richiama quell'iconografia. Allora, l'abbiamo portato sotto la metà. Cambio fase, forse. Falciata. Tripla. Quadrupla. Ne fa tante. Vai, bello. È andato via facile. Sembrava diverso. A quanto pare questo luogo ha più segreti del previsto. Allora, cerchiamo di capire. Noi siamo arrivati da qua. Volendo si poteva anche arrivare da lì, mi sa. Ma questa non si apre. Non da qui. Vediamo se si apre dall'altra parte. Buttiamo via qualche istante per far la prova. No, tornando indietro si sono creati dei Wrath, quindi altri non morti, diciamo, nel lessico dei giochi di ruolo. Pensavo di tornare nella stanza precedente, in realtà mi sa che no. E semplicemente mi sono perso. Allora, qua c'è qualcosa. Delle luci. Ha attivato qualcosa. Quella porta lì. Allora, non c'è altro qua dentro. Questa è la stanza di prima. E possiamo entrare da questo lato. Si può passare anche di qua. Qua c'era un oggetto, quindi vuol dire che non ci siamo passati. Apriamo qui. Altri Wrath. No, spettri. Allora, diciamo che qua utilizzano nomi di non morti. Probabilmente questi sono realmente quello che rimane dei decaduti. Cioè, ho questa sensazione che siano morti tutti e si siano trasformati in non morti. E quello che troviamo siano, appunto, i decaduti. Quello che rimane dei decaduti. Vediamo. Non so neanche se lo sapremo mai, a dire il vero. Cosa abbiamo qui? Un prodigio dei decaduti. Diamo un'occhiata. Cioè, dovremmo avere la lore. Non abbiamo granché. Comunque, decaduti. Nulla più di quello che avevamo prima. Porta Fenice. Resta la fortezza distrutta nel 860. Ok, e sotto c'è la zona dove si faceva il rito della comunione ancestrale. E tutto il resto già lo sappiamo. Andiamo. Sento vibrare qualcosa. Qua. Un super interruttore. Premendo quegli interruttori nelle altre due stanze abbiamo fatto apparire questo e quindi possiamo probabilmente aprire l'ultima porta. È stata studiata bene la tecnologia di questa civiltà. Si alza un ponte. Allora, esaminiamo l'arazzo. Bello, 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 bello. Dobbiamo andare lì. Non è un vicolo cieco. Già. Parrebbe di no. Ok, l'arazzo. Si vede appena, anzi non si vede quasi. È là dietro. Si vede una creatura alata con delle corna. Che è stato al centro delle nostre speculazioni per mesi. E l'arazzo continua sotto, con la presenza di tutti gli Aikon che lo contrastano, che contrastano quella creatura. Andiamo, che sembrano contrastare quella creatura.
Eccolo qua. Però vedete che la parte sotto è rovinata, quindi non si può vedere. Sembra che tutto porti a questa stanza. E guarda che cosa c'è. C'è da razzo. Magari si vede meglio avvicinandoci. Quanto credi che sia antico? 1000 anni, forse. Di più. Non lo so. Non ho mai visto nulla di simile. Chi è quello nel mezzo? Una specie di dio. Si è fermato il tempo. Tu sei tu. Il secondo dominante del fuoco. Chi sei? No. Avevo ragione. Avevo ragione. Vabbè, ma è un'illusione. Non ho ragione realmente. No, in realtà forse sì invece. Cosa? Ah, dai. Dai che una l'ho presa. Una. Su 100. Il fight tra i due Ifrit davanti alle rovine. Sono di Porta Fenice. Tornato. Joshua! Fermati! Ti prego! Smettila! Beh. Occhi gialli e occhi blu, anche questa questione del fatto che chi è fuori controllo ha gli occhi gialli, chi è in controllo ha gli occhi blu. Io l'ho ucciso. Sono stato io. Joshua mi aveva scelto come suo scudo. Voleva lo difendessi. Mi ha dato la sua benedizione. Dovevo proteggerlo quel giorno. Era mio dovere. Joshua. Mi dispiace. Ti ho deluso. Joshua è morto. L'ho ucciso io. E ho accusato un altro per ciò che ho fatto. Per sfuggire al senso di colpa. Io temevo che, accettandolo, avrei perso quel poco che restava di me. Sono scappato. Da tutto quanto. E ora? Sei pronto ad accettare la verità? Lo sono. So che non sarà facile, ma è ciò che devo fare. Affinché l'anima di Joshua finalmente riposi in pace.
Fammi vedere chi sei veramente. Ok, signori, fight contro noi stessi per accettare il trauma. Ovviamente, io sorrido in momenti così tenebrosi per il semplice fatto che mi rendo conto di aver azzeccato tutta questa fase. Come vi dicevo all'inizio, era l'ultima teoria che ancora reggeva. Però non pensavo di doverlo affrontare anche da umano. Ma ci sta. Fighissimo comunque. Credi di fregarmi con queste cosette, eh? Vuoi fare il treno? Come in Final Fantasy XIV, puoi fare tutti i treni che vuoi. A parte che io ho i tre anelli del potere assoluto. Davanti a Rosaria in fiamme, davanti a Porta Fenice in fiamme. Giustamente, è qua che dobbiamo riprenderci il controllo della nostra esistenza. Mi fai esplosione vulcanica. Me la prendo. Eikon Infernale è il nome. L'abbiamo sconfitto. Però non c'è stato l'Ifrit contro Ifrit. Deve arrivare, l'ho visto troppe volte. Ombra infernale. Gli abbiamo fatto una fava, mi sto concentrando perché mi sembra che lui faccia degli attacchi un pochino più aggressivi rispetto ad altri nemici che ho incontrato finora. Musica tutta sua questo fight. Versione intermedia di Ifrit. Per la prima volta la vediamo in un nostro nemico. E sta facendo gli attacchi di Ifrit. Ha fatto l'affondo. Ora dovrebbe spararci tipo le palle di fuoco. Ma questo è un attacco uguale a quello che ha fatto il guardiano dei decaduti. Ah,
Eccole qua. Leggermente diverso, ma siamo lì. Le plume. Mi sta attirando verso di sé. Ma ce la posso fare, eh? Vacilla, vacilla. Cambiata la musica, probabilmente cambia fase. Non si scappa, eh? D'accordo. Non fuggirò più da te. Insieme. Sì. È ora di scoprire chi siamo. Una volta per tutte. Arriva la barra della limit. Accetta la verità. Forma intermedia di Ifrit, adesso ce l'abbiamo anche noi. Si capisce niente perché è troppo... tutto fiamme intorno. Comunque l'abbiamo fatto vacillare. Da 994 danni di vacillamento. Mamma mia, che epicità. Occhi blu. Mi partono botte da 10.000 danni a pugno. Rimane un niente di vita, ma mi sa che lo facciamo fuori così. Ombra sconfitta. 450 punti esperienza. Così. Aumento di livello 26. Frammento del fuoco, con cui creare una spada più figa ancora, forse. Ah.
Yes, Mom. You were persone. Perché parli strano? Trofeo. Mi è arrivato un trofeo che si chiama Accettazione. Di storia, immagino. Siamo di nuovo qui. Clive. Se l'è vissuta bene? Tutta nella mente. Jill. Non è niente. Sto bene. Basta inseguire fantasmi. L'uomo incappucciato non è qui. Andiamocene. Jill non può capire però, Clive, o le spieghi o lei ti terrà il muso. Io te lo dico. Clive, sicuro di stare bene? Qualunque cosa sia, puoi dirmela. Ho già fatto fatica a dirlo a me stesso. Mi sono scoperto un dominante del fuoco, in questo castello. E da allora ho continuato a scappare. Ma ora so con certezza chi sono davvero. Il secondo Aegon del Fuoco, che uccise Joshua e rase al suolo questo castello, ero io. Ifrit. Clive. Quella notte ho spezzato delle vite e ne ho distrutte altre, compresa la tua. Ora devo espiare i crimini che ho commesso. Ma prima voglio sapere la verità. Come può esistere un altro Aegon del Fuoco? E perché ha scelto proprio me? Chi è quell'uomo incappucciato? E che cosa vuole? Devo saperlo. E dato che sono ancora vivo, potrei anche rendermi utile. Troveremo le risposte insieme. Voglio sapere anch'io la verità. Potrai espiare le tue colpe quando avremo finito. Speravo lo dicessi. Non so come farei senza di te. Non sei mai fuggita dalla verità, neanche da piccola. Non sei cambiata affatto. Ti sbagli. Io sono cambiata. Ma non voglio più essere quella persona. Le cose che ho fatto sono imperdonabili. Eppure, sono servite a riunirci. Grazie, Jill. Un bacetto adesso, nel luogo dove hai ucciso tuo fratello. La cosa più squa... No, è qua. Se lui è qui, il turbamento che ho avvertito a Kerr era... È tardi, più di quel che pensassi. Perché non si rivela? Dalmechia.
Dazzbol. Dimmi chi ha fatto questo, oppure subirai la stessa sorte. L'uomo che ha consegnato... che ha consegnato la bara. Ha detto che Sid l'ha pagato. Ti ho lasciato libero con i tuoi adorati ratti. E tu, è così che mi ripaghi? Scoprite dove si trova. Lo schiaccerò, lo flagellerò e gli strapperò il cuore, a lui e ai suoi luridi compagni. Giuro che li spedirò tutti all'inferno. Fuori. Subito! Sì, mio signore. Non sono sicuro di aver capito questa scena. Io penso che lui abbia scoperto della morte di Benedicta e stia dando la colpa a Sidolphus. Però il nome che ha detto mi sembrava diverso. Ok, ci sta, è arrabbiatissimo. Noi siamo il colpevole, Sid di rimbalzo. Però chi gli ha portato sta bara? Perché questa cosa? Ok. Ifrit risvegliato. Clive ha ottenuto il controllo dell'Aikon Ifrit, che gli consente l'accesso a nuove abilità degli Aikon come combustione. Una fonda infuocato che fa... Ok, vabbè, abbiamo altre mosse. Che tra l'altro io non avevo mai visto in nessun trailer su... Clive. Barra di trascendenza. Libera la bestia interiore. Ok, va buono. Ci manifestiamo in maniera intermedia e facciamo molto più danno. Ce la possiamo giocare in momenti specifici. Ok, ottimo. Anche recupera i PV. Allora, torniamo a Pozzo Orientale. Non possiamo teleportarci perché succederà qualcosa qua nel tratto, sicuro. Vediamo. Non sta succedendo nulla. Forse qui. Thorgal, che cosa c'è? Infatti. Niente di buono, vero? Vieni. Thorgal è nervoso. È successo qualcosa al villaggio. L'hanno bruciato. Imperiali? Imperiali. Cos'è successo? Imperiali. Pagherete per questo. Eh già. Pagherete di brutto. Ricordate gli ordini. Niente superstiti. Chi ordinerebbe una cosa simile? Sua madre. Quella discutibile signora di sua madre. Sì, va bene. Trascendenza. Quanto dura? Pochissimo. Se la giochiamo quando facciamo
quando facciamo... Intanto ho fatto un trofeo che si chiama Attrazione Fatale. Comunque, quando mandiamo in vacillamento qualcosa o qualcuno, usiamo questa trascendenza, che comunque vedo che si ricarica piano. Devi di poterci scappare, ma si ricarica. Macchiato. Sai cosa fare, sei nato schiavo e morirai schiavo. Fate fuori tutti i cani del... Si ricarica lenta la trascendenza. Erano persone innocenti. Mamma mia. Lì, bello. Vai, bello. Siamo decisamente più forti di loro. Mi chiedo quale sia il boss della zona. Sarà un altro dragone. Capitano imperiale. Lui è morto. Astrologo imperiale. Abbiamo la limit carica. Però aspetto a sto punto. Più che altro come hanno fatto a trovarci? Ammesso che cercassero noi, ma immagino proprio di sì. Quindi vuol dire che o c'è una spia oppure erano sulle nostre tracce. Ci siamo fatti sgamare stupidamente. Questa è la casa di Lady Anna. Bruciamo tutto. Ma è quello di Resident Evil. E chiunque li abbia nascosti. Sta voce ordine proprio dell'imperatrice Annabella. Ordine dell'imperatrice Annabella, quindi sua madre. L'ordine di sua madre. Perché? Live. Lo so. Non ora. Di qua. Vai. L'ho usato subito. Ok, adesso l'ho mandato in vacillamento. Magari mi uso una pozione che non me la fa usare. Ok, come non detto. Vai. Vai, bello. Sai cosa fare, bello. Di qua. 10.000 di vacillamento. Morti, torta. Sai cosa fare, bello. Vai. Sai cosa fare, bello. Ok, direi che è andato. Campione imperiale. Ok, un po' di oggetti. Però ci troviamo un paese distrutto. Mamma mia. Mi spiace, Lady Anna. Meritavi molto di più. Tutti lo meritavate. Poi sei arrivato tu. Ben più di mia madre. Siamo arrivati tardi. Gav. Clive. Hanno agito per ordine della duchessa, eh? Sapevamo che a Pozza Est c'erano portatori.
Pensavamo che fossero al sicuro qui, ma qualcuno deve aver parlato. È quello che ho pensato anch'io. Se soltanto fossimo arrivati un po' prima, tutto questo non sarebbe mai successo! Cazzo! Mia madre ha sempre disprezzato i portatori. E che mio padre li accogliesse, mentre le altre nazioni li schiavizzavano. Che un incidente di nascita concedesse loro un potere. Non facevano alcun male. Perché ucciderli? Volevano solo essere liberi. Questo mondo lo considera un crimine punibile con la morte. Ed è per questo che lo cambieremo. Gav, vi aiuteremo. Pensavo aveste i vostri problemi a cui pensare. Infatti. Li abbiamo più o meno risolti. In tal caso dobbiamo tornare da Sid e dirgli che avete cambiato idea. Ha sempre sperato che vi uniste a noi. D'accordo. Sarà meglio muoverci. Da quel che so, stava preparando un'altra escursione. E gli abitanti? Ehi! Potete occuparvi voi della situazione qui? Certo. Avranno una degna sepoltura. Grazie. A tutti. Quando volete, allora. Mamma mia, che strage inutile. Serve per aumentare l'odio nei confronti di Annabella. La spia. Ora, ratti, guidatemi alla vostra tana. Lord Kupka ha un messaggio per il vostro capo. E il problema è che non sa dove mandarlo. Gente di Dalmechia. Non è una spia imperiale, però. Ok, non possiamo fare altro che andare al rifugio. Andiamo al rifugio. Sono i caricamenti più veloci della storia. Il solario di Sid Seer. Speravo di poter utilizzare l'oggetto unico droppato durante il fight contro Ifrit per far qualcosa. Vediamo un po'. Sembrerebbe di no. Nulla di utile. Nulla di utile. Peccato. Dobbiamo trovare un nuovo fabbro, perché questo è scarso. Quindi adesso ho un materiale preziosissimo. Wow. Che sembra non servire a nulla. Lady Caron, non penso che tu abbia roba nuova, se no avresti un simbolino. Guarda un po' chi si rivede. Quindi ciccia, vuoi? Tutte le solite cose. Perfetto. Allora, mi sono reso conto che Cuore Fiero, che penso che sia l'arma che... un oggetto, a questo punto un'arma droppata durante il fight con Ifrit, alla fine del fight con Ifrit, è un'arma, cioè è già creata, non è un materiale. Quindi mi sono sbagliato. Però è un'arma inferiore rispetto alla Invictus. Cuore di Metia, quello che avevo. Legame di Metia. E questi sono gli oggetti riscattati per la prenotazione del gioco. Quindi, che in realtà non sono riuscito a comprendere bene bene il valore. Perché ho provato a usare quello che mi dà più esperienza, ma non mi dà più esperienza. Quindi va buono. Alla pietra rete, come immaginavo, è comparsa rigiocabile la fase rovine di Porta Fenice. Quindi, essendo una fase di storia che... preclusa adesso alla visita post primo passaggio, ci dobbiamo tornare in questa maniera. Quest secondarie non ce ne sono. Andiamo dai mille tomi e darò un'occhiata se c'è qualcosa di nuovo. Ovvero, qualcosa di nuovo c'è sicuro. Bisogna vedere se c'è qualcosa di utile. Tridì. Livello 3, livello 3. No. Hai deciso di studiare i tomi? Perché adesso sono rossi i simboli della novità qua in cima? Prima era blu, adesso è rosso. Non capisco.
Allora, leggendo Kupka, il suo tesoro più grande è sempre stato Benedicta. Così quando un servitore di Valoed lo ha informato che il suo amore era stato ucciso da Sid, cercò subito di rintracciare il fuorilegge per distruggere il suo rifugio. Quindi non oso immaginare cosa sta per succedere. Annabella Lesage ha preso il cognome di Sylvestre, ora imperatrice, governa su Rosaria come vice regina della provincia imperiale, con una crudeltà e uno sprezzo per gli umili che ai tempi dell'arciduca Elwin sarebbero stati inconcepibili. Nella descrizione dell'Appoditerio si parla del murale che domina questa camera sacra, una cerimonia celebrata, ma non spiega il murale in sé. La vice regina, cioè Annabella, ha istituito un nuovo ordine dei cavalieri, gli scudi neri, un po' in contrasto con gli scudi di Rosaria, inviati in ogni angolo della provincia per mantenere l'ordine. Finirono in seguito per agire come suo esercito privato, risolvendo le sue controversie con i portatori e i lealisti ducali. Nella Repubblica di Dalmechia c'è scritto che il castel Dazbog, ovvero dove c'è Kupka, è all'interno della zanna del drago, ovvero all'interno del cristallo madre. Ciumbia. E la capitale si chiama Randellà. Facile da ricordare, ma buffo. Nei misteri del regno si dice due parole di quei mostri che abbiamo trovato nelle rovine dei decaduti. E li chiama echi, strani costrutti meccanici dei decaduti. Tutti gli echi sono circondati da placche protettive dello stesso materiale delle rovine, quindi sono duri, decisamente. Questo è interessante. Non tanto la descrizione, contorte creature blu luminose che aspettano Clive e Jill nelle profondità di Porta Fenice, ma il nome, Servitori di Ultima. Quindi quella roba là è Ultima. Quella roba là è intesa come quella creatura che c'è nel murale. Sembrerebbe essere Ultima. Ultima molto simile a quella di Final Fantasy XII, l'angelo Ultima. Questa è interessante. Questa è interessante. Antico murale. Qua c'è scritto qualcosa. Però non dice che è di Ultima. Chi l'abbia creato e perché rimane un mistero. Un'antica religione dimenticata. Somiglia un po' a Ultima di Final Fantasy XII. Anzi, di Final Fantasy Tactics. Io so robe di Final Fantasy Tactics. Vediamo se si ripropongono. Bene, signori, a questo punto visitiamo il solerio di Sid. Prima di chiudere la sessione, vediamo cosa ci dice Sid. Serve aiuto, Molly. Abbiamo un sacco di novità di cui parlargli. Non badare a me. Faccio solo una. C'è anche un sacco di gente che parla in sto luogo. Possiamo rientrare qua? Eh sì che ci possiamo rientrare. Ciao Taria. Guarisco le fratture. Faccio passare la tosse, il mal di stomaco. Olio di gigarosco. Ma non ho nessun rimedio per pozza orientale. Compilo un ordine per le mie competenze sono inutili. Pozza orientale sono morti, Taria. Ci puoi far poco. Alla lunga adoro la musichetta del rifugio di Sid, che poi cambierò. Eccoci. Questo posto si fa sempre più affollato. La confusione è una benedizione. Ci sarà tempo di riflettere in silenzio dopo la morte. Ha un cristallo lì, eh. Allora, avete le risposte che cercavate? Questa cosa che mi è stata data sembrerebbe un dono, o forse una maledizione, non lo so. Ma c'è una cosa di cui sono sicuro. Sono un dominante, Ifrit. E questo non posso cambiarlo. È un fardello che dovrò portare fino alla morte. Ben detto. Il perdono e di conseguenza la salvezza cominciano dall'accettazione.
A prescindere da chi siamo, è una via che tutti devono percorrere. Sid, una volta mi hai detto di voler creare un luogo in cui la gente possa morire alle proprie condizioni. Esatto. Ci ho riflettuto su. Perché non un luogo in cui poter vivere alle proprie condizioni? Per 13 anni, la morte mi ha ossessionato. Non ho fatto altro che uccidere. E non ho mai considerato le vite di quelli intorno a me. Vite che, ora vedo, non erano degne di essere vissute. Che siano portatori o mendicanti, quasi tutti marciano verso la propria fine, senza sapere che anche loro meritano una possibilità. E io non posso più ignorare la loro sofferenza. Dunque, espiazione, È la risposta che abbiamo trovato. L'unica che ci occorre. Mi aspetto che facciate la vostra parte. Puoi contarci. Molto bene. Con un po' di fuoco e di ghiaccio, il mio piano potrebbe funzionare. In che guai vuoi andarti a cacciare questa volta? Belli grossi. Ci infiltreremo nella capitale imperiale. E faremo visita alla madre. Siamo a Oriflam. In precedenza, concilio degli anziani. E l'ultima fattoria rimasta nelle province orientali è stata inghiottita dalla piaga. Senza i raccolti sarà difficile riempire i granai prima dell'inverno. Se ci sarà ancora una capitale, il nero continua ad avanzare mentre parliamo. Eppure non fate altro che vociare e vantarvi. L'imperatore Silvestre. Vostra radiosità. Se non è cattivo lui. Se è di terre fertili che l'impero ha bisogno, basta guardare a sud. Oh, se intendete le proprietà del dominio cristallino? Siamo vincolati da accordi reciproci, è uno stato neutrale e abbiamo giurato di rispettare i suoi confini. Signori, e abbiamo giurato di affamare il popolo. Beh, ecco, io credo che bisognerebbe... Beh, sì, cioè, un attimo. Ma non so se sia così, se cioè... I cancelli di Oriflam cedono sotto il flusso dei rifugiati in fuga dalla piaga. Se non c'è grano per nutrire chi vive fra le nostre mura, io mi domando come riusciremo a sfamarli. Ma invece di impegnare le vostre menti con questi problemi, non fate altro che litigare su un nemico oltremare, mandando migliaia di nostri soldati al macello. L'impero sanguina e voi ve ne state seduti qui a blaterare come delle comari. E osate definirvi leader imperiali. Oh, ma come? È incredibile, mi pare. Non vi sono libito. Sambrek non è nulla senza i suoi cittadini. Noi siamo i loro servitori. Se le loro terre gli vengono strappate, è nostro dovere andare a reclamarne di nuove. Ma radiosità! Non parlerete di una guerra di conquista? È ciò di cui parlo, invece. È giunto il momento di espandere il mio dominio. Così vuole la somma Grigor. Veramente non mi sembra. Come sembra, ci saranno tumulti. In tal caso dobbiamo distrarre i cittadini. Quanto ci costerà? Cosa faremo con le legioni? Dovremo mobilitare i firmi. Beh, qualcuno dovrà pure affrontare i danni. Non vi trattengo oltre. Avete tutti molto da fare.
Sembra che abbia difficoltà a camminare. Dove si trova mio figlio? Il Lord Principe attualmente si trova nello stretto di Auta. Se volete, posso richiedere che torni immediatamente alla Sacra Capitale. Non sarà necessario. Ditegli piuttosto di curare le sue ferite. Presto avremo bisogno della forza di Bahamut. Come desiderate. Vuole aprire un'altra guerra contro, sembrerebbe, il dominio cristallino. Non difeso da nessun Aegon. Forse ho capito male. Vorresti dirmi che i cristalli madre sono il motivo per cui il mondo sta morendo? Ma sei impazzito! Me l'hanno già chiesto altre volte, ma no, questa volta no. L'abbiamo visto con i nostri occhi. Distese spoglie al posto di pascoli verdi. Terre private di così tanto etere che nemmeno i topi ci vivono più. Ma dove va a finire? Ho cercato le risposte per anni, finché non ho visto ergersi i cristalli. Gli stessi cristalli che preghiamo perché ci danno la benedizione. Bene, senti. Prendi questo. Come ci permette di evocare la magia? Risposta assorbendo l'etere dall'aria. E da dove vengono i cristalli? Beh, è facile. Si estraggono dai cristalli madre. Sono la stessa cosa, anche se questo entra più facilmente in tasca. Ma i cristalli madre sono enormi, alcuni quanto delle montagne. Capisci il problema? Immagina quanto etere possa assorbire qualcosa di quelle dimensioni. Su dove vada a finire, beh, non posso sapere tutto. Ci insegnano che i cristalli sono divini, che l'etere è un dono dei cieli. Per molti secoli, le nazioni si sono battute e sono cadute per questo. Se quello che dici è vero, perché nessuno se ne accorge? E chi te lo dice? Forse è una verità scomoda. Per chi è che è scomoda, di preciso? Per i piani alti? Per gli dei stessi? Quindi vuoi fare qualcosa per i cristalli? E poi? Niente più aiuto a portatori e dominanti. Non ho detto questo. Ho fatto una promessa e la manterrò. Ma se continuiamo in questo modo, il destino del regno è segnato. E non possiamo liberare i nostri fratelli se sono dentro un fosso a causa della piaga. Non se vogliamo creare un luogo dove si possa vivere alle proprie condizioni. Vanificherebbe il nostro scopo. Quindi, dobbiamo scardinare completamente il vecchio mondo per crearne uno nuovo. Che ne dite? Siete con me? È una follia. Credo sia arrivato il momento di ripagare la tua fiducia. Bastava anche un semplice sì. Ma in ogni caso, è bello avervi a bordo. Che cosa mi sono cacciato? Servirà ben più di qualche pozione per questo. Continua a parlare. La cosa dei cristalli madre come obiettivo delle nostre missioni è una cosa che è stata rivelata nell'ultimo, in realtà nel penultimo trailer, ovvero avevamo visto questo dialogo, una parte di questo dialogo di Sid, avevamo scoperto che i cristalli erano la causa della piaga, quindi che estraevano troppo etere e questo impoveriva la terra, che è un concetto
che va a sbattere in Final Fantasy VII, va a sbattere in Final Fantasy XIV. Non è completamente nuovo per la saga, è una citazione. E noi ci troviamo ad andare a distruggere quello che finora è stato considerato da tutti una fonte di vita, una fonte di potere. Quindi accidenti, ce l'avranno tutti con noi. Quindi non vedo l'ora di vedere come prosegue questa trama, ma questo episodio deve chiudersi qua. Noto che ci sono, c'è una, due quest secondarie, ci sono delle novità dai vari punti di riferimento, tra cui Charon. Magari da Charon andiamo subito a dare un'occhiata, perché penso che possa darci qualcosa di nuovo che può essermi utile per fare magari le quest secondarie in un altro video o nel prossimo di storia. In quale angolo del regno dimenticato dagli dei ti sta trascinando Sid stavolta? Oriflamma. La sacra capitale? E che cosa dovresti andare... Anzi, a pensarci bene, non voglio saperlo. Sei antipatica, Charon. È un nuovo oggetto che costa 10.000. Te lo piglio. È quasi regalato, lo sai? Che persona antipatica. Infuso cuor di leone. Riempie gradualmente la barra di trascendenza per 30 secondi. Costa neanche troppo, perché l'infuso pelle di pietra e l'infuso rafforzante costano di meno. Tra l'altro mi rendo conto che usavo la pozione potente invece dell'infuso rafforzante, questo dall'inizio del gioco, che io continuo a dire ho usato la pozione una pippa, ho usato la pozione che mi curava in un momento che non mi serviva, quindi sono un demente, perché l'avevo posizionato in un certo tasto, poi si vede che è cambiato qualcosa e ho sbagliato sempre. Ma a prescindere, infuso cuor di leone sembrerebbe essere un oggetto interessante. È viola, quindi boh. A proposito di Oriflamma, chiede cosa? Ho sentito che le rotte commerciali a sud hanno visto un raddoppiamento del traffico. Se vuoi sapere come la penso, c'è qualcosa che puzza. E non sto parlando del tè imbevibile di Taria. È veramente antipatica. Perché non passi un attimo da Otto? Va bene. Parlo con Otto. Finché sono cose qua, sono robe veloci. Potrebbe sbloccarmi qualcos'altro. Ti porto un po' di zuppa calda. Quindi pensate di farlo davvero? Sid parla di abbattere un cristallo madre da che lo conosco. Pensavo fossero solo parole. Crede che sia la cosa giusta da fare. Presto andremo nella capitale. Non c'è mai stato un momento migliore. Sembra che gli scontri con i realisti non abbiano fermato l'irrefrenabile ardore di Sylvestre. Le sue legioni sono di nuovo in marcia, stavolta verso sud. Un'altra guerra? È quello che comanda la Somma Grigor. È una signora abbastanza sanguinaria. Gli dei sono fatti così. Ma questa volta potrebbe volgere a nostro favore. La guerra genera il caos. Sulla linea del fronte... e nelle strade. Con un buon vento alle spalle, un pugno di pochi di buono potrebbe riuscire a infiltrarsi tra i vicoli di Oriflamma, senza problemi. Il vero problema è raggiungere la capitale. Il posto di blocco. Esatto. Chiunque entri o esca da Oriflamma è costretto a passare da Piana Nord. Ma per fortuna, io potrei conoscere un modo. Questo? Beh, no, non quello. Quello è per avere un'udienza con la dama. Ed è la dama che vi farà attraversare Piana Nord. Domani le invierò uno Stolas per avvertirla. Ci conosciamo bene e simpatizza per la nostra causa. Sono sicuro che andrete subito d'accordo. Non so chi è questa Sei dama. Molto gentile, ma chi è questa dama e dove posso trovarla? È la fiera proprietaria della casa di malaffare più rinomata di tutta Piana Nord. Il Velo. Ed è una donna speciale, se sai cosa intendo. Una donna. Chiaro. Si chiamava Dama.
Sta attento a non accecarla con il tuo fascino. Mi aspetto un rapporto estremamente dettagliato quando tornerai da lì. Noi abbiamo sempre Jill, comunque. Rapporti dei collaboratori sbloccati. Leggiamo. Parlando con Gaut al bancone. Questi rapporti stilati dagli Spezza Maledizione contengono informazioni sulle missioni attualmente disponibili a Valistea. Ok, questo può essere interessante. Immagino che sia tutto. Devo trovare Gav. Ok, allora, io direi che ci possiamo fermare qui. Posso vedere di che cosa si tratta questa nuova cosa? Sei il nuovo arrivato, eh? Gott, al tuo servizio. Beh, al servizio del rifugio, in realtà. Otto mi ha ordinato di leggere i rapporti inviati dai nostri alleati e individuare i problemi che potrebbero richiedere l'attenzione degli Spezza Maledizioni o di altri volontari. E i problemi non mancano certo, credimi. Ma immagino che non ci sia bisogno di dirtelo. Scommetto che un ragazzone armato come te è circondato da persone che gli chiedono aiuto a ogni piasso spinto. Sei inquietante. A ogni modo, se ti interessa dare un'occhiata alla lista, devi solo chiedere. Forse potresti fare qualche lavoretto qua e là. Dicono che un atto di gentilezza sia così gratificante da non richiedere ricompense. Ma se questo non basta a smuoverti, ci sono delle vere e proprie taglie. Esaminiamo. Per curiosità, ecco, dovrebbero essere delle ulteriori quest secondarie. Trovare nuove missioni. Usa non solo per trovare nuove missioni a Valistea, ma anche per raggiungere immediatamente l'obelisco più vicino. Ok, sono altre missioni sparse qua e là. Per vederle prima, in pratica. Per vederle più velocemente. A Rosaria cosa abbiamo? Quando il gatto non c'è. Per ora non c'è altro. Questi sono a Lost Wing. Poi ci sono le due che sono nel nostro rifugio. Queste sono Lost Wing. Quindi in totale sono 5. Torna presto, A meno che poi una non sblocchi un'altra, perché mi sono accorto anche di questo. Ogni tanto le quest secondarie si sbloccano quando si fanno quelle prima. Qui, per esempio, alla locanda ce n'erano due che si sbloccavano in sequenza. Bene, ora davvero ci fermiamo. Riprenderemo poi con questa escursione a Oriflame. Ho visto qualche immagine, ma poche, riguardo al nostro tentativo di incursione nella capitale. Quindi sono molto curioso, sono anche contento di aver azzeccato qualcosa nei miei video teoria. Io per ora vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi video. A presto!